Si rivolge ad anziani e disabili l'iniziativa nata da una convenzione tra l'assessorato ai servizi sociali e CAICO SRL, chiamata Mare per Tutti, con l'intenzione di permettere a chi solitamente è impossibilitato di vivere il mare attraverso uscite con il motoveliero Regina Elisabetta, è rivolte agli ospiti di strutture del comune di Fano o dell'ambito territoriale, o persone che stanno svolgendo dei percorsi riabilitativi, ovviamente seguiti e accompagnati da personale qualificato. Prevede appunto in questa convenzione con l'assessorato alle politiche sociali eh, un utilizzo gratuito da parte di tutte le associazioni che eh, hanno in qualche modo difficoltà ad uscire con altro tipo di imbarcazioni, sia per ragioni economiche che per ragioni di tipo fisico o psicologico. Per cui ecco, eh, ne potranno beneficiare le associazioni sia dei disabili, di anziani, ma persone anche che hanno situazioni di. Eh, fragilità o di eh, eh, gr grande difficoltà ad utilizzare altri mezzi. Eliminate le barriere architettoniche nell'imbarcazione, i partecipanti fino ad un massimo di 40 turno avranno l'opportunità di fare esperienze pratiche come Nodi o accompagnare lo skipper al timone, tutti i lunedì, spaziando nella nostra costa dall'Ardizio fino a Torrette. Tante persone che, anche se essendo di fano, non sono mai state in mare. Addirittura dico non hanno mai visto la terra, cioè diciamo il fano da vista dal mare. Ed è una cosa secondo me molto molto emozionante per loro, sì, tantissimo. Il servizio è reso possibile grazie anche alla collaborazione della Capitaneria di Porto ed è gratuito anche per gli accompagnatori e si protrarrà fino ad ottobre o novembre in base alle condizioni meteorologiche. E per prenotarsi basta contattare i servizi sociali del comune, grazie al quale, ad un anno dall'inizio del progetto, è stato possibile realizzarlo concretamente.